We'll be right back.
Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, c'è un sacco di messaggi. Buongiorno, 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 quanti buongiorni. Un pronostico lanciato Buongiorno, subito, un saluto a Gozzi, subito. No, lasciatelo stare. Gozzi ci sei, lasciatelo stare. Prevedo un pecco incosciente, ma speriamo. Posso toccarmi il pacco mentre mi dichiarano assolto? Posso? Sì, va bene. Spoppinei l'abbiamo già mandato, ragazzi, durante la sigla. Bellissimi costumi. Intanto Giannini Gabriele si fa fare le interviste da colui che disse: fatevi gli affari vostri. Vabbè, ragazzi, mica sono di mia proprietà i piloti, si faranno intervistare da chi vogliono. Poi dopo si pentano e dicono: ah, neanche ma ci questo. fossimo messi d'accordo, Gian, col cappello. No, effettivamente, cioè, non ci siamo messi d'accordo. Io poi ti ho visto durante la cosa e me lo sono messo anch'io perché c'ho un freddo bestia, ma per il semplice motivo che mi sono alzato all'ultimo minuto e invece del caffè sto bevendo una Monster ghiacciata e ho un freddo e fra un po' credo, vista l'età anche, mi cagherò anche addosso, per cui cioè, voglio dire, sì. Non è Allora, stato come i miei figli che si sono svegliati un'ora prima. no, o come scassa che comincia a dire: è alle 8:45, è alle 8:40, è alle 8:60. Ieri sera, a che ora è stanotte la gara? No, è stanotte, domani alle 9. E insomma, già siamo andati già. Allora, intanto, la Moto2, e io non lo so chi ha vinto, non so niente, no, Ha scherzo. vinto Fermin Ha vinto Aldeguer. Aldeguer davanti ad Acosta, Ciantra e Arbolino, e quindi la faccenda si mette male per Arbolino, male, insomma, si mette che Acosta vince il mondiale. La Moto3 l'ha vinta Mozia, No. no, la Moto3 l'ha vinta Alonso, Allora. perdonami, e davanti a fu usato. C'è un sacco di gente nuova, Masia non è andato bene, ma comunque ragazzi, festeggiamo il settimo posto di Matteo Bertelle, e quindi voglio dire, siamo contenti. Detto questo, vince Bagnaia così senza senso, troppo facile scrivere Martin, sto riverniciando la porta di casa. Allora, intanto saluto gli abbonati che sono stati tanti perché ieri è successa una cosa, ho mandato un video, ci sono abbonati in 4-5, si è abbonato il Cavaliere col tipo Cava, scritto come Kawasaki, Enrico supporter, Francesco B, Junior supporter, Nordic supporter, e poi si era abbonato Barbaresco. Ringrazio tutti per le donazioni, faccio presente che ieri è uscito questo video, denunciato, processato, assolto, mentre invece Paolo Gozzi di Corse di Moto è stato condannato. Si arrabbierà moltissimo per questa cosa perché le critiche non gli piacciono, poi querela con molta facilità, però ce ne faremo una ragione e affronteremo tutte le situazioni che dobbiamo affrontare. Vai, Verdo, stai per A dire qualcosa? proposito, ieri ho guardato il video Sì? e qualche giorno fa mi era venuta voglia di ricordare un po' i vecchi momenti e mi avevi fatto un articolo nel 2011, Sì. Pista Boy, una roba del genere, dove mi stavo portando a Misano il pranzo da solo con lo scooter. Cercavo, cercavo e non lo trovavo e dicevo: ma dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? Dopo ho guardato il video e ho capito che probabilmente è sparito. No, ma nel 2011 è impossibile perché nel 2011 non scrivevo per quel sito, ho scritto nel 2016, quindi però se Pizza Boy tu poteva essere sul vecchio Mr. Helmet, che però quando ho fatto il nuovo non ho salvato, c'è un link che ti girerò con tutto il vecchio Mr. Helmet, non ho fatto il porting, c'è il vecchio Mr. Helmet, fino al 2000, credo 19-18, poi ho fatto il nuovo Mr. Helmet, però lo possiamo trovare questo articolo perché c'è, insomma, ci sono gli archivi per trovare la roba. La possiamo cercare, ma tu ce l'avevi oppure lo vuoi ritrovare sul sito? Te l'hai riservato? Non mi ricordo come funziona. No, no, lo volevo trovare giusto per ricordarmi un po' le beghe che ho passato, quindi Beh, lo cerchiamo, lo troviamo, non ti preoccupare. Allora, buongiorno mister, ho visto l'ultimo video, sei una gran persona, ma grossa persona soprattutto, una grossissima persona. Allora, un saluto a Corsi. Vabbè, boh, adesso
Basta, per favore, facciamo pubblicità. Allora, non mandarmi in onda fin quando non mi vedi nel riquadrino. Era l'ordine di scassa, ma adesso lo vediamo. Ero a prendere le carene, buongiorno. Ok, l'ordine di scassa ieri ha smontato un CBR. Cos'è che facevi che ci tenevi a dire? Aspetta, te lo faccio vedere che è qua fuori. Aspetta. Facci vedere. Abbiamo comprato questa. Aspetta un secondo. Ti metto individuale. Oh, avete comprato un CBR? Sì. E andiamo con lui a Portimão a novembre e quindi dobbiamo spedire tutta la roba. Vedi, stiamo imballando cecchioni, gomme, scatole, robe. Perché poi partono le moto, partono i ricambi, parte tutto per il Portogallo a metà novembre. Come mai una Honda, Luca? Per correre Coppa Italia, a parte qualsiasi cosa, stock è una delle migliori moto con BMW. Però BMW il babbo non vuole. Perché? Ah, ce l'ha con i tedeschi, non ce l'ha. Ci sono delle soluzioni tecniche che lui ritiene non adatte alle moto e quindi lui ha... A 66 anni farà quello che vuole. Non vogliamo certo metterci a discutere con Luigi, che potrebbe anche avere la pistola d'ordinanza ancora, per cui ciao Luigi. Luigi, ciao. Ma ce l'hai... No, ce l'hai più la pistola? No. Ti potevi imporre con quella, dicevi. No, ma infatti io la mettevi sul tavolo, sai, tipo Detto, lo sai che Luigi è stato il primo a darmi una moto a ruote alte da provare a Magione? È vero, cos'era? 90? No, 2000... No, Cadas 90, era 2002, inverno 2002. Inverno 2001. Io avevo appena finito il campionato minimoto e sono venuto a Magione a provare la Sport Pro. Non mi ricordo. Pensa a te. Ok. Luigi che... Allora, io sono un po' tutto rincoglionito, ma la colpa è di Scassa, perché mi ha fatto guardare Breaking Bad e io sto facendo binge. Sei arrivato a quel punto? Al Poio? Sì, sono alla serie 3 tipo adesso già. È uguale come personaggio. Il personaggio assomiglia molto, ma questo è un po' più calmo. Quell'altro che dicevo noi è meno calmo. Allora, in Thailandia non c'è un thailandese, mi sono tutti europei o americani ricchi a guardare la gara, poi ci sono un po' di Thai così che fanno... Stanno allineando, io non sì. Sono quasi pronti. Viene evocato Super Gigi da Alex Innocenti, poi stanno partendo, partono ragazzi, noi siamo qua, non è che stiamo facendo... Partono, scommettiamo, andiamo con i pronostici. No. I famosi pronostici. Allora, io ieri ho detto una cosa, non è stata capita, ho detto che Bagnaia si tiene fuori dalle bagarre nelle gare sprint, perché è pericoloso, no? Cioè, voglio dire, non è che ho detto che ha fatto apposta a star dietro, a non vincere, eccetera. Se Bagnaia, diciamo, ha capito quello che ha capito, è che deve star fuori dalle gare sprint dove c'è mezzo bottino e doppio pericolo e deve dare tutto nelle gare normali dove c'è, più punti e pericoli meno, perché poi il gruppo si sgrana. Allora, Martine davanti ad Aleix Espargaró, poi Luca Marini molto bene, e poi c'è già Bagnaia, ragazzi, quarto. La l'ha trovata oggi. Allora, chi azzecca il pronostico vince la tuta dorata di Abautista, che ieri si è presentato, non partecipo, porca non miseria, come un grossissimo cioccolatino, che ha fatto scasta irritare moltissimo Enrico Borghi, che era con me in diretta. Era molto infastidito da questa cosa qua. Ma dal cioccolatino o dalla tutta d'oro? Dal tamarro, che è, capisci? Cioè, non sopportava questa roba, è andato fuori di testa. In Spagna. Poi si è lamentato giustamente perché ha fatto nel parco chiuso troppa festa, troppo casino, no? Quindi allora, Martin davanti a Espargaró, Luca Marini, Binder e Alex Marquez e Bagnaia, passato da Alex Marquez e da Binder. Quindi sì, partito bene, ma poi ha perso due posizioni Bagnaia. E Martin adesso deve fare una cosa che, se riesce a farla, è a posto, cioè andarsene subito nei primi due giri e dare qualche secondo. Allora, Zarco col coltello coi denti, non mi sento più di dire di no, perché
quando uno scrive Zarco col coltello dei freddetti, non si può dire. Allora, cioè, cosa succede adesso? Allora, attenzione, vedo un po' agitato, vedo un po' agitati davanti. Allora, non si sono ancora sgranati e i primi quattro sono a panino. Ora, vediamo che cazzo può succedere. È un macello. Non so cosa perché... un po' gioco a Martin, sta situazione. Sì, sicuramente. Però li vedo belli compatti. Rispetto a ieri, anche Martin sembra faccia un po' più fatica a fuggire. Allora, ragazzi, io ho... dagli tempo. Sì, un momento. Cioè, Verdini, sai cosa ha fretta Verdini? Deve no, andare... lui ha detto ieri, io nei primi due giri faccio la differenza, io sto guardando quello che dicendo, cioè guardando quello che ha detto lui, non, al momento non sembra riesca a fuggire, anche perché allora abbiamo le immagini del letto della Noni, dal letto della Noni, che ci manda le immagini, che ci sta... è il letto della Noni e di Scassa, se Dio vuole. Che ci manda le sue immagini e ci dice che praticamente ci guarda dal letto, capisci? Dal tuo letto, Scassa. Digli di inquadrare un po' più a destra, per favore. Che sai che cosa, Scassa? Che beh, proprio a destra no, perché c'è un altro signore. E quindi no, volevo dire qual era, chi era? No, allora non ho visto la parte sotto, quindi forse era Innocenti. Quindi poteva essere Innocenti. Poteva essere Innocenti. Allora, ragazzi, Martin, Aleix Espargaró, Marini e Binder, mi gioco vincere vincente. Ah, perfetto, è chiarissimo. Polita lavora, ragazzi. Polita mi ha... no, ragazzi, forse voi non avete capito. Mi ha mandato 5 messaggi stanotte alle 4:06 e poi mi fa: ma tu non dormi mai, Giallo? Allora, a parte che dormo pochissimo, ma se mi mandi dei messaggi alle 4:06 dormo ancora di meno, cioè, capito? Più che altro lui cosa stava facendo alle 4:06? Dice che era così... dice che era così stanco che non riusciva a dormire. Allora, succede. Ok, Jorge Martín ha 2 decimi su Aleix Espargaró, il quale ha fatto molto parlare di sé in questi giorni, perché ha fatto molte aperture alla Honda. Cioè, voglio dire, che cazzo, cioè, la Honda. Io, insomma, guarda, ragazzi, attenzione, molto, molto, molto insalsicciato. Anche Alex Marquez, che qui, secondo me, hanno sbagliato a distribuire le mappe. Cosa? Carena, hanno rimesso la carena di Marquez sulla moto buona, vedi? Sì. Per il gioco, come dicevamo l'altra volta, uno sale, uno scende. Secondo me l'accessore sbagliato. Sì, non hanno fatto la distribuzione giusta delle mappe. Perché poi la gente mi prende sul serio, è un po' di goliardia. Non puoi dire queste cose perché c'è tutto un complottismo sulle gomme. No, tu l'hai detto che lo fai, che sei fai un po' di comicità, un po' di goliardia. Allora facciamo anche noi, non è che siamo sempre serie. Io l'ho detto. Sì. Allora, mister, ma il Digia che riprende le mazzate dell'ex Marquez, vabbè, è nell'ordine delle cose. Cioè, le anomalie erano il Digia davanti a tutti. Adesso abbiate pazienza. E intanto carenata tra Marquez e Bagnaia. Marquez su Bagnaia, Marquez appoggiato alle sue palle su Bagnaia. Bagnaia viene risucchiato dal gruppo. Allora, ragazzi, io pensavo stesse messo meglio Bagnaia, e invece mi sono sbagliato. Allora, intanto cerchiamo di capire che come last lap abbiamo un 1:31.618, ma il giro veloce è di Binder con 1:31.477, se non mi sbaglio. E invece gira forte anche Marini. Alex Marquez gira più forte, 1:36.5, gira più forte di Martin, 1:31.5. Anche Bagnaia gira più forte di Martin, anche Mar Marquez gira più forte di Martin. Sono in tanti a girare più forte di Martin, ma Martin continua ad essere davanti. Allora, che cazzo è tutto sto casino qua? Allora, siamo noi. Allora, mi sta scrivendo: ciao Gamarino. Intanto, a differenza di quello che ho detto prima, Martin e Binder sono andati. Sì.
Chi è che ha detto prima? Non abbiamo detto prima. Io, a differenza di quello che ho detto prima. Vabbè, ragazzi, ragazzi, la gara ci sono ancora 22 giri. Attenzione, quindi voglio dire, mamma che gara! Allora, adesso, mamma che gara, insomma, non lo so. Devo dire che è un po' nervosa, questo sì. Siamo però... un po' di tempo. Allora, intanto ho visto Marquez rialzare la moto, fare. Sì, ha fatto passare Bagnaia che è entrato, bello ardito. Sì, ho visto rialzare la moto, non mi è piaciuto, mi ha un po' spaventato questa cosa, ho riconosciuto i vecchi tempi. Comunque Marquez adesso ha trovato, mi sembra stia trovando la quadra, solo lui sulla motocicletta, capisci? Quindi voglio dire, allora in questo momento Bagnaia ha 379 punti contro i 376 di Martin, cioè continua a rimanere in testa Bagnaia, rebus sixtantibus, che come dicono ad Arezzo... Giro veloce Bagnaia. In aretino vuol dire stando così le cose. Sì, giro veloce, sì, in aretino. Quindi semisportellata con Pecco, Garda schiaffoni, Alex Marquez indiavolato. Martin sta tenendo un ritmo lento per le gomme, non mi sembra. Non proprio lentissimo, Non proprio risparmioso. E intanto 1:31:0 è tanta roba come giro, ragazzi, perché voglio dire, gli si è stappato il pubblico davanti a Bagnaia, ha appena avuto un po' di spazio, ha smarmellato e ha aperto. Adesso con Binder deve svegliarsi Martin, non può più fare una gara lenta. Ma ragazzi, ancora con questa gara lenta, ha smarmellato. Io ho corso un po' di anni in moto, ma non sono mai riuscito a fare le gare lente. Io non ho mai capito questa cosa di fare la gara lenta. Ma infatti lo dice chi non corre in moto, la gara lenta. Ma scusate, ma io adesso non è che voglio sempre rompere il cazzo, no? Ma la gara lenta davanti, Nicolini, non la puoi fare. Ti spiego, perché ti si inculano. Quindi... potrebbe esistere una gara lì. Intanto ha montato la media davanti, la hard dietro, Martin, col cazzo che monta più una morbida neanche per andare al bar. No, ti volevo spiegare, Nicolini, perché Nicolini è sempre molto analitico, a volte iperanalitico. E allora cosa succede? La gara lenta la puoi fare, però quando fai la gara lenta si vede, perché hai tutti nella schiena che ti vogliono mangiare. Non è il caso di Martin, che sta facendo una gara normale, cioè non è andato in fuga, ma sta facendo una gara normale. Lo testimoniano i tempi che vedono Martin di 1:31:02 più veloce di Brad Binder. E se no sarebbe più veloce Binder e starebbe lì a fare traiettorie più ampie, a fare zigozago. Non si può fare. La gara lenta si fa in realtà quando tu hai già molto vantaggio e allora dopo cominci ad amministrare, ti fai prendere e fai l'elastico. Quella è un po' la gara lenta, ma non è questo il caso, perché mancano ancora 20 giri. Ok, allora... Lucas Cassa va al bagno e noi dobbiamo anche vedere. Mani, non è che fai la pipì e vediamo il POV. Dopo la colazione ancora non l'ho fatta. Hai visto che bello che è Verdini col cappello di Mr. Helmet. Non so se spiega. Okay. Allora, chiedi a Lucas Cassa, Luca, se Gilles ha provato la prova speciale. È un discorso. Poi... è duro questo. Bravo. Sì, te lo conosci Gilles Neri, Luca? Era un ex crossista di Urbagna, dove abbiamo fatto l'ultima gara di enduro regionale, e quindi è un autoctono di Urbagna e ha girato e rigirato lì, quindi è una battuta che fa. Allora ragazzi, scusate, vi riprendo, dobbiamo fare un po' di cronaca, perché Jorge Martín è davanti con qualcosa come 2 decimi, mentre 4 decimi, cioè mezzo secondo di gap, ce l'ha già Binder su Alex Marquez. Allora si può dire che questi due sono in allungo. Va bene. Detto questo, io penso a vedere. Bastianini c'è, ma è in 18ª posizione, signori. Facciamo un excursus delle posizioni, perché Jorge Martin, Brad Binder, Alex Marquez, Luca Marini, Aleix Espargaró, Francesco Bagnaia, ha detto Pecco, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Raul Fernandez, Maverick Vignales, Zarco, Di Giannantonio, Mir e Morbidelli chiudono i punti. Ok, dopodiché Jack Miller, imbarazzo totale, Takaki, Nakagami,
Desaparecido, Enea Bastianini, Chi l'ha visto, Paul Espargaró è un fantasma e Augusto Fernandez, mentre non è già out Miguel Oliveira, ragazzi, che ha detto voglio l'Aprilia mi piace molto, però voglio quello ufficiale. E mi sa che se gliela danno anche se va via. Tanto Espargaró e Marquez si stanno prendendo a brutte parole, anzi sembra che Espargaró voglia prendersi di forza la Honda a questo punto. Guarda, Espargaró può prendere solo degli schiaffi fortissimi con la Honda, più forti di quelli che ha preso suo fratello Paul. Detto questo, fatemi mettere un carburo. Comunque, diciamo la verità, Espargaró è uno che... a parte che mi deve poi spiegare il capitano, uomo Aprilia, super grande, numero uno, come fedelissimo della ceppa, e poi dopo... Al primo bimbu fuff vanno. Abbiamo la Deborah Stefanutto che è calda oggi, che manda tutti i tempi. Scrive 1:30:8:99. Bastianini inguardabile, dico, ha problemi con il suo capotecnico, ha problemi anche fisici. Perdonatemi la domanda fuori tema, mister. Mi piacerebbe sapere la tua sul progetto che Ducati ha presentato nel motocorso. Allora, io devo dire una cosa su questa cosa. Io qualche mese fa, non so se si ricorda Scassa, avevo già mandato le foto di alcune Ducati, sapevo tutto di Ducati, mi sono tenuto un po' fuori da questo discorso perché non avevo le informazioni che volevo io, della qualità e della precisione che volevo io per fare le anticipazioni e l'ipotizzo, quindi mi sono tenuto un po' fuori, però sinceramente io sapevo già di Ducati. Allora vi posso dare un'anteprima? Scassa, sei muto? Gigi ha acceso la moto, allora l'ho tolto. Ah, ok. Erano 12 anni fa che girava un motore per la Moto 3 di Ducati. In realtà era questo. Sì, allora vi dico un'altra cosa in più. Il progetto di Ducati è molto interessante, non tanto per la parte benzina, eccetera, dove si andrà a scontrare con una situazione già consolidata di KTM, dove è entrato anche Triumph, con dei prezzi che i crossisti non vogliono affrontare, perché i crossisti sono un po' tirchi. Ma la parte Ducati sta lavorando moltissimo sulle moto da leisure, ovvero il cross e l'enduro elettrici, che in moltissimi paesi stanno andando forte. Su questo Ducati sarà avvantaggiata e fortissima, quindi è quella la parte importante di Ducati, al netto di tutte le altre cose che si stanno dicendo, no? Spero che Espargaró vada in HRC, così ci facciamo due risate. Ma adesso, ma sperare nel per ridere di Espargaró mi sembra una cosa eccessiva. Allora, Jorge Martin sta girando in 1:31:0 anche lui, quindi voglio dire, non è che stiamo più scherzando, si svuotano i serbatoi, gli amici se ne vanno, hai visto Scazza che ha comprato Verdini, si è comprato anche il microfono professionale, non sta più possiamo a fare... comprare, mi mandate il link per favore. Sì, allora puoi prendere quello di Verdini o quello mio, io ho preso uno nuovo, i vostri usati non li voglio, ma non l'ho usati, il modello io. O prendi il Rode, perché a me mi Rode, quindi ho preso il Rode. Rode era buono. Anche DJI che ha preso Verdini è buono, costa un po' meno. Ti mando il link. Io ne ho diversi. Ci sono due o tre modelli che puoi prendere. Allora, quindi in cabina soffrono per Marini. Giustamente, Bagnai ha passato Marini e ora sono. Ma mamma, ho visto la tua foto, sei troppo bello. Ti spompi nei. Allora, io voglio ringraziare Chillemi. Nicolini per le super veramente sostanziose donazioni fatte questa notte, da ieri, per il video che ho fatto, che è questo qui, denunciato, processato, assolto, Paolo Gozzi di Corse di Moto condannato, voglio ringraziare insomma tutti quanti. È una vicenda un po' kafkiana che però nel motorsport, posso dirlo, Verdini, Scassa, gente che non paga gente che non viene pagata e deve stare zitta è pieno, perché sennò poi non ti chiamano più, perché sennò non ti, no? È un classicone, soprattutto un bel po', soprattutto gente che dice ma tu non sei allenato, hai troppe pressioni addosso. Intanto lo sponsor che diceva guarda, io non do più una lira perché tanto stai facendo schifo, e loro mi dispiace, non abbiamo più la moto per te. Questa è una cosa, però la cosa più grave sono i meccanici che hanno le famiglie a casa, o quelli gommisti o gli autisti o quelli che fanno l'ospitalità. Dovremmo fare una puntata? Sì.
in cui non smontiamo, perché non voglio smontare, non c'è da smontare niente, però rendiamo più reale questo mondo, nel senso che ci si vede, è tutto visto molto brillante, luccicoso, bello, sfarzoso, in realtà dietro c'è della roba, che persone che fanno campioni del mondo, tecnici campioni del mondo, che sono lì a lavorare senza contratto, così alla buona. Ne parleremo, ne parleremo. Allora, no, giusto, giusto. Allora, non svegliamo troppo. Allora, Martin Binder Marquez, ma Alex, Bagnaia quarto. Allora, come vedete, la mia sensazione è che, come al solito, io adesso mi sento di dover difendere Bagnaia, che non è uno dei miei piloti preferiti, ma non perché io ne abbia di preferiti, ma per spiegare, cioè, non ha lo stile che potrebbe avere uno dei miei piloti preferiti, no? Che potrebbe essere come stile un Binder o un Martin. Mi piacciono un po' quei piloti un po' così. Poi mi piacciono invece anche dei piloti come Jorge Lorenzo, che al momento uno come Lorenzo di quel tipo lì non c'è. Potrebbe essere forse Quartararo come guida un pochino, se glielo fanno fare. E poi mi piacciono che sia più la moto che lo porta a somigliare a Lorenzo. Okay. Però per esempio Bagnaia non è mio. Però io non riesco a capire la glorificazione di Bagnaia e la distruzione di Bagnaia, qualsiasi cosa faccia, cioè non c'è, cioè siamo in un momento in cui, come presente la storia dei carabinieri, che funziona la freccia, adesso sì, adesso no, adesso sì. C'è un atteggiamento nei confronti di Bagnaia che non ha nessun senso. Ma scusate, Bagnaia è in testa al campionato, deve avere un comportamento diverso dai suoi avversari che lo inseguono, è in un team ufficiale, quindi lui adesso sta nascosto, sta là dietro al quarto posto. Quando sarà il momento di andrà davanti. Bagnaia, allora, quando cade Bagnaia gli rompiamo i coglioni. Ma Bagnaia, l'unica cosa che deve fare è non cadere. Per cui anche se sta facendo un lavoro perfetto, sta facendo come in Australia, sembrava lento, poi piano piano vedrai che ora manca 14 giri. Vabbè, ma anche se arriva dietro a Martin, perderà 5 punti, ma si rifarà, l'importante è che non cada. Capisci? Quindi è questo che anche per la gara sprint di ieri io ho detto: non si azzuffa con i poveri nel fa, ma come ti permetti, i poveri? È così. La gara sprint è fatta per chi mediamente non ha la possibilità di vincere le gare normali, no? E infatti lo vedi, chi va sul podio Marini, qualche volta Marquez. Quindi questo è il discorso. Poi è chiaro che Martin deve provarle tutte, ma Bagnaia non ha quegli obblighi lì finché è davanti in campionato. Ok, quindi il futuro lo vedo Bezzecchi verso Acosta. Vi garbano? Sì, tutti e due ci garbano. Bezzecchi è una realtà, Acosta ancora non ha preso la motocicletta, e quindi Bagnaia telecomandato dal team e fa benissimo, perché nel team migliore gli dicono una strategia migliore. Beh, certo, Marquez, se no non si vince. Marquez, bisogna avere Alex però è caduto. Alex è caduto. Però lo vedo ancora qui. Sì, si è appallottolato Alex Marquez. Peccato, sta facendo una bella gara. Insomma, siamo comunque con te. Comunque Alex Marquez era tornato a fare le cose molto, molto belle che tutti noi siamo, gli riconosciamo. Che roba. Niente, l'anteriore. La moto l'ha puntata bene. Sì. Sembrava una roba. A momenti vola in tribuna. Bagnaia deve fare punti, Martin deve vincere, e questa è la differenza. Quindi il problema non è adesso, come vedi, no? Cosa succede? Che Bagnaia è terzo, morbido, senza dover ammazzarsi, senza doversi. Adesso Bagnaia è terzo e morbido, è lì che sta tranquillo. Se Bagnaia sta tranquillo e non butta tutto al cesso, anche oggi, voglio dire, ha ridotto i danni, perché sì, Martin gli ha levato dei punti, ma è sempre 9 punti in più. Cioè, non so se c'è una gara in meno da fare, quindi. Certo, ma certo. Poi ha avuto anche culo, perché non hanno fatto poi la gara lunga, la gara sprint, dove Martin è forte, no? L'altra volta hanno esultato su Skype. Vabbè, ragazzi, però cioè, ragazzi, non mi potete sottoporre la questione Sky tutte le volte. Luca, volevo dire, contro il nostro interesse, sì, che oggi Borghi non c'è, perché ho saputo, non avevo fatto caso, me l'ha detto l'altro giorno, che lui fa la telecronaca per la MotoGP, per la Rai, per Radio Rai. Dai! Sì. Ah, quindi, però, gente seria, qualcuno ci, certo, dà.
qualcuno sì, ce n'è se, di buono. Se vi facciamo cagare noi, potete sì. ascoltare sempre Borghi. Sì, sì, c'è Borghi su Rai.it. Sì, sì, capito. Allora, vince Pecco oggi, dice Casey a Mark. Casey a Mark, che è un abbonato storico di Mister M, che immagino abbia Casey Stone nel cuore. Sì, austro-marchigiano. Sì, è un australo-marchigiano. Allora, Raul Fernandez, undicesimo. Fabio Diggia, in frenata è mostruoso Bagnaia, dice sì. Allora, è vero che Bagnaia deve gestire, ma ho la sensazione che prima di Barcellona poteva anche fare il martello. Non capisco se è solo gestione o non ha più quel qualcosa in più che sembrava avere prima. Cadute gratuite, ma non lo sappiamo, no. Radio Rai non ha Spompinei, no, se fai Spompinei su Radio Rai ti arrestano subito, che c'è il Papa che ti viene a bussare. Ok, allora Martin, Binder, Bagnaia, Marini, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Marc Márquez settimo, davanti a Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Fabio Di Gianantonio, Raul Fernandez, Mir, disastroso come sempre, Johan Zarco, Morbidelli e Jack Miller che chiudono i punti, a fuori dei punti addirittura Bastianini, Nakagami, Polle, Espargaró e Augustone, Fernandezzone, mentre i due gli unici due perduti, dispersi, sono Alex Márquez e Veira. No, ma mi piace Mark. Vabbè, ho capito. Allora, Bezzecchi viene su bene, come giovanotto, dici. Allora, sì. Allora, intanto, Martin, il tempo di Martin, io vorrei refreshare, non è il miglior live timing, però. Vorrei refreshare, è l'ultimo giro di Martin, 1.31.4, 1.31.5. Pensate, ragazzi, Bagnaia viene su pesante a 1.31.1, scarsa, cosa vuol dire? Che è 4 decimi più veloci di Binder, 3 decimi più veloci di Martin e soprattutto più veloce di Luca Marini, e quindi Bagnaia momentaneamente a meno di Cappelle è in una posizione sicura. Marini non lo becca, anzi ti dirò di più, Marini verrà assorbito da Bezzecchi, passa subito entro la fine del giro. Ecco, e quindi alla fine cosa succede? Che Scassa è in salita dove lotterà con Binder e quindi poi magari Scassa in salita. Allora il problema adesso vorrei darti anche due Muni, perché secondo me stanno tornando su tutti e due bene rispetto a Martin e Binder. Certo, alla fine Marini è più lento, attenzione, e Bezzecchi lo dovrà affrontare. Attenzione ragazzi, voglio spiegarvi questo, cioè adesso Bagnaia è davanti ad un dilemma, cioè deve passare Binder e ne ha di più, però deve passarlo e qui rischia molto, si deve sbrigare, mancano 10 giri, entro 5 giri deve passare Binder e poi ha 5 giri per andare a vedere se può battere Martin, ok ragazzi? Quindi è importante questa cosa. Allora mandiamo un carburo. Devo fare? Sì. Bezzecchi negli ultimi giri, ma certo, l'abbiamo detto, prenderà Marini. Intanto qui c'è lotta fra Quartararo e Marc Márquez per il settimo posto, e Viñales mi fa andare in depressione. Effettivamente Viñales alterna delle gare spumeggianti a delle gare Sempre stato il suo clou, il suo modus operandi, come diciamo, sembra adesso. Quelle tisane al finocchio che io le bevo, esatto, perché te lo stavo dicendo in questo momento, che prepara Rannoni e che fa bere a scasa, e quando si dice una tisana al finocchio e gliela dà a Luca gliela dà a Luca, capito? Cioè una tisana al finocchio e poi la gli vorrà dire qualcosa quando gli prepara la famosa barzelletta, no? Scassa, c'è Lannoni che fa una tisana al finocchio, benissimo, e lei signora, capito? Vabbè, quindi dopo questa, allora, ma sono l'unico a guardarvi qui, evidentemente sì, che dobbiamo fare? Allora saluto tutti quelli da YouTube, poi ci sono quelli da Facebook che consiglio. Facebook non vuole Mister Helmet, non ci andate. Esatto, Facebook non ama Mister Helmet, non ci andate. Venite tutti su YouTube. Allora, Davide Aganippe, Bagnaia, dopo tutti questi schiaffi presi, rischia di stendersi, ma ci proverà a vincere. Ma io tutti questi schiaffi non vedo questa, no, neanche io. Però, Aganippe è tipo con il nome di un imperatore, Astianatte, Aganippe. Non ho spiegato così tanto. La tisana all'anice.
passato intanto, intanto i due Mooney si stanno prendendo un po' a schiaffi. Sì. Bezdecchi sta cercando di passare Marini, ma Marini sta vendendo. È bella staccata questa. Allora, ci siamo beccati delle capre da una dall'Annoni, che ha una foto profilo tipo un po' aggressiva. Allora, buongiorno da Borgo San Lorenzo, appena freschi sposi, ma un salto in live si fa lo stesso. Guarda questo che forma di depravazione che ha, che appena sposato si viene a vedere la live. Quindi due porcherie hai fatto oggi, una quella di sposarti e l'altra quella di vedere la live. Benissimo. Se Spargarò va in onda, chi va in Aprilia? Ah, sti cazzi, scassa, ci mandiamo. Allora, sì, abbiamo parlato, no? Che ma dice che va in HRC. Ieri la... Non ho seguito. No, non credo, Alessandro. Allora, Jorge Martin, sì, Alessandro Spargarone, ci sono voci di Honda. Eccolo che è passato mezzo. E, era nell'aria, insomma. Agamennone. Come? Sei quasi un giro di ritardo. Sì. Magnaia comunque adesso sta... ha preso un po' di gap, quasi 8 decimi in ritardo rispetto al 2 al di testa. Allora la vediamo su, ha fatto due giri belli e un giro molto brutto, mi sembra di capire. L'ultimo giro ha preso 4 decimi da Binder, in realtà non da Martin. È Binder che è andato forte perché ha fatto 1:31,3, più veloce di Martin, mentre invece Bagnaia deve aver avuto qualcosa di antipatico perché ha fatto 1:31,7. Attenzione che Marini ha fatto 1:31,0 e quindi voglio dire non è 1:32,0, quindi non è che poi voglio dire rischi poi così tanto Bagnaia. Il problema è che i due Mune si stanno ancora bastonando, non è finita la faccenda, quindi detto fra noi. Allora, io il mio pronostico è questo. Adesso Binder, cosa dici Verdini, farà casino con Martin e questo consentirà a Bagnaia di ritornare su? No, secondo me no. Adesso Binder lo vedo bello concentrato, a differenza delle scorse gare dove era un po' confusionario. Adesso lo vedo bello concentrato e secondo me sta aspettando di vedere un po' ancora il passare dei giri e provare un attacco sul finale. Poi probabilmente lo tireranno loro due, no? Quindi... secondo me sì. Vedo Bagnaia un pelo in difficoltà, che non riesce a chiudere il gap che si è creato, per cui sarà, presumo, una lotta fra Martin e Binder. Allora, vedono un Verdini positivo, sarà la luce in stanza. Sì, perché a Verdini è come le piante, cioè tu gli devi dare luce, acqua, e allora Verdini ti dà il meglio di sé. Se tu lo metti al buio, Verdini soffre e dopo non... Oggi si è svegliato domenica, poi non deve neanche andare a lavorare, capisci? Cioè è più felice. Lunedì sera, se noi facciamo le dirette, lunedì sera gli girano già i coglioni della settimana a Verdini. È chiaro che poi... Allora, anche io la penso come Verdini, Binder ne ha di più e lo deve dimostrare adesso. Ma voi sapete cosa può succedere quando Binder e Martin si scontrano, cioè... Eccolo! Di carene, pezzi che volano. Chiaramente. Sono già imbagarrati, ragazzi, sono già super imbagarrati. Allora, cosa fai, Scassa? Dove stai andando? Sto caricando il furgone ogni tanto, tiro su qualcosa. Vabbè, però insomma, mancano 7 giri, puoi aspettare. Ora mi fermo. Sì, dai. Cioè, voglio dire. Allora, Jorge Martin davanti a Binder, Bagnaia, Bezzecchi, Luca Marini. Allora, la gara è bella, non posso dire sia brutta, però non è che stanno succedendo tutte quelle robe. Cioè, nel senso, ci sono questi tre che si affrontano e dietro non succede moltissimo. Dalle prossime gare devo fare una cosa: quello che penso dovrò dire il contrario. Vabbè, è già due gare che lo dici. Ho detto Bagnaia non riuscirà a richiudere il gap, invece è tornato sotto, quasi lì attaccato, perché lì davanti si stanno proprio salutando con le carene. Allora, Verdini positivo al doping, attenzione, è molto importante, se vengono fatte delle considerazioni anche forti, perché comunque si può essere, comunque da qua, oggi ha bussato davanti, lui alle 7:15 già comincia a fare, io ci sono, e quindi... La prossima volta, Verdini, ma ti do le chiavi qua, inizi una diretta alle 5:15, fai tu da solo e dopodiché veniamo noi, che cazzo c'è?
Bagnaia vince, oh, fidatevi. E vabbè, ci fidiamo, noi che ce ne frega, non è che abbiamo dei vantaggi, cioè non ci cambia un cazzo. Quindi, allora, intanto però, alla fine c'è un mistero, perché l'ultimo giro di Bagnaia che io vedo qua è di 1.31 e di 1.31.2, che è appena superiore a quello di Bezzecchi. Cioè Bagnaia sta recuperando. Quando io ho detto questi due si imbagarreranno, e mi riferisco a Martin e Binder, e daranno la possibilità a Pecco di entrare, è quello che ho detto. Adesso Pecco sta arrivando, vedrete che fra i due litiganti ci sarà una bagarre a tre. È una gara a tre questa. Però c'è Binder che è un po' più navigante. Bravi, il cooldown della gomma per due giri. Come hai detto, scusa Luca? Che abbia fatto, come dicono i telecronisti quelli seri, il cooldown della gomma per due giri, e quindi adesso... Sì, allora una cosa va detta, scassa, perché non c'è mai pulita quando serve. Allora, questi qui, io sono convinto che Binder ha una gomma cotta davanti, sta dietro Martin, e da tutti questi giri non è facile, e Bagnaia è più fresco dal punto di vista degli... Credo anche, più che la gomma posteriore, credo anche che in questo circuito, visto ci sono dei dischi da 500 mm di diametro, per esagerare, quindi credo che anche stare attaccato al tuo avversario davanti, come spesso succedeva a Quartararo, può far aumentare la pressione dell'anteriore. Che cazzo ho detto io? È quello che ho appena detto. Sì, no, cioè, pensavo parlassi del posteriore, te, basta. No, io parlavo dell'anteriore di Binder. Sì, assolutamente. Cioè, assolutamente. Che adesso, però è passato che, Binder adesso. È passato. Bagnaia ha più 14 su Martin, cioè vi rendete conto? Cioè, io non riesco a vedere una sconfitta di Bagnaia in questo momento, cioè anche se Bagnaia dovesse arrivare terzo dietro a Martin in una pista dove non ne ha, non è così male, signori, cioè voglio dire, è una situazione a 14 punti di vantaggio, cioè voglio dire, continuiamo a a perdere dei punti, stava a Sandir, però ok, comunque adesso vediamo che cazzo è. Binder è matto come un cavallo da corsa, ma Binder fa il suo mestiere, ma ce ne fossero. Allora, Quartararo, il problema non è Binder, è Miller che sta facendo quasi ridere con quella moto lì, quindi esatto. Allora bisognerebbe guardare anche queste cose, perché Binder con quella moto a lui non è che interessa più di tanto stare attaccato a quello che lo precede, perché vedo che comunque lui quando è carico va forte. E lui è come un Rhodesian Ridgeback. Allora, che è un cane. Cosa? Un Rhodesian Ridgeback è un cane. È un cane particolare della Rhodesia. Che è un cane da caccia, ma anche un bracco, ma anche un cane che corre. Ma è un cane che rompe il cazzo. Lo usavano per cacciare i leoni, capito? Cioè per stanare i leoni. E quindi dopo lui cosa faceva? Andava a chiamare gli umani arrivavano e sparavano al leone, cioè non è che il cane si mettesse contro il leone, però diciamo che è un cane furbo, è un cane che c'ha il pelo al contrario sulla schiena, capito? Gli cresce al contrario, come le creste di Scassa quando guidava la MV, che c'aveva al centro della capoccia, c'era Gigi dietro. Allora Bagnaia è questa qua. Un cane orrendo, non è un cane orrendo il Rhodesian Ridgeback, ma perché? Ma pensa a te, dai. Rhodesian, come si scrive? Adesso ve lo faccio vedere. Ah, ecco, ho capito qual è. Ridgeback. No, non è orrendo. Ma va, ma non capisco. È molossoide comunque. No, non è un molossoide. Non è un molossoide? No. C'è un portamento importante comunque, bello, sì, bello tosto. È un cane, un bracco, lungo, un bracco. Sì, tipo da caccia sembra. Sì, è un cane. Allora, comunque Bastianini a sto punto secondo me rischia anche per il 2024. Non si può perché ha firmato il contratto, però gli faranno capire che si deve levare dai coglioni. Allora, ragazzi, io ho fatto un video mesi fa in cui ho dato fuori dalla Ducati Bastianini, ragazzi, mi sembra evidente, cazzo, c'è Martini, adesso c'è anche Marquez, tieni Bastianini che è addormentato nel bosco, ma poverino, ma non per colpa sua, perché fermato Vignales a cazzo, allora che chiudiamo la diretta, ha fatto allora, anche così Mille sta applicando, ha detto allora, che è caldo, hai visto? Sì, fa caldo. Allora,
ti insultano Verdini. Miller sta applicando il metodo Verdini, fa una stagione di merda per poi fare la prossima come si deve. Ma allora, ma io non ti permetto di dire a Verdini una cosa del genere. Insomma, comunque Verdini di io facevo così, non lo so, no, non lo so, no, tu facevi due di merda direttamente, no? Esatto. No, ma non è vero, ma non è vero. Verdini era bravo. Che arrivano qua a fare la diretta, fanno le stagioni di merda. Allora, Verdini è uno che è capitato anche nel momento in cui il motociclismo ha avuto aia, Martin e Binder si spupazzano. Allora, ha avuto nel periodo in cui con bagnaia di pochi millimetri la gomma. Verdini è capitato nel momento buio del motociclismo 2011, 2012, 2013, così, dove proprio non c'erano proprio più i soldi. C'è stato un periodo dove c'è stato veramente un blackout di soldi, e quindi magari 3 anni dopo avesse avuto una sfasatura di 3 anni avrebbe trovato anche la motocicletta. Allora, bagnaia veramente ha limato, ho sentito il dolore, sporca puttana. E andavano fuori lui e Binder, e Martin vinceva il mondiale, stai attento. Allora, gli ha detto anche, hai rotto il cazzo, stai attento, il cazzo è rotto. Allora, si riferisce al mio metodo di dire il contrario di quello che penso. Che cavolo ha fatto? No. Ma quasi. Chi? No, ma... vabbè, vedrete tra poco. Sì, bagnaia che ha quasi toccato la ruota di Binder. No, quello. No, vedrai dopo, preparate l'ultima curva. Oh. Vedi? Quando lo faccio io a prendermi per il culo. Ma è matto, ma cos'è sta roba? È una porcata, non è da bagnaia una roba del genere. Cercherò di comportarmi non spoiler, ok? Come? No, va bene anche spoiler, perché altrimenti io mi distraevo e non l'avrei vista questa, no? Invece mi hai avvertito tu. Cioè, praticamente è come se Verdini va a fare una risa in un bar. Non è possibile, cioè, esatto. È una roba bagnaia. Comunque ne ha di più, adesso non si può dire che non ne abbia di più. In questo momento l'odore di carbonio sbriciolato, comunque. Uno che fa così è fuori di testa. Cioè, avete fatto incazzare bagnaia, ragazzi. Forse ho sbagliato, pensava fosse l'ultimo giro. Ma non lo so. Ho sperato tanto su Bastianini prima dell'infortunio, lamentavo un gap direttamente, poi è stato un tracollo, ragazzi. Se magari spiegate anche a noi. Va bene, sì, Bagnaia ha fatto un tentativo di sorpasso all'esterno prima del rettilineo, ne ha superati due, ma poi è arrivato troppo largo per usufruirne. Adesso qui è in ritardo e la gara se la giocano Martin e Binder. Martin non ha più gomma neanche, guarda. Eh beh, ho capito, però c'è un altro giro, quindi super Martin, complimenti, complimenti. Hai due litiganti? No, non credo. Vince Martin, credo. Sì. Però non dico niente, no spoiler, però ho già visto tutto. Mi sembra Martin davanti, poi non vorrei dire, se non ce la fa... L'ha buttata via lui, dai che ce la fa Martin, Binder, Bagnaia, Bezzecchi e Spargarò, Quartararo, Marc Marquez, Luca Marini, Di Giannantonio, grandissima gara di Martin, grandissima gara di Binder, grandissima gara di Bagnaia, secondo me. E come funziona adesso? Non va in testa al mondiale ancora, credo. No, 9 punti. Rimane in testa al mondiale, è come un mondiale così, però dai cavolo, almeno è bello, sì, è organizzato. Ma bene, Campinotti, non ho capito la maglia che c'ha, è vietato tuffarsi. Probabilmente ce l'ha con Martin, insomma non ci si deve tuffare per terra in quel senso lì. Binder exceeding track limit, una posizione indietro, Bagnaia secondo. Ale, verde, sì. Madonna, ragazzi, quindi sono 25, 26, 4, 13 punti in più. Allora, ragazzi, Bagnaia, quando io dico che Bagnaia è anche è fortunato come tutti i campioni, e Binder track limit, sì, è fortunato, cioè ci vuole anche fortuna scassa. Non so. Bagnaia c'ha un bucio che. Quando me Bagnaia l'ha visto che ha toccato il verde, ha detto, sai che faccio sto qui, che alle brutte arrivo secondo. Ma insomma, questo non lo so, figa. Potrebbe essere, figa. Ho beccato. Anche perché se Binder avesse sorpassato Martin, tornava secondo, giusto? Aspetta, organizzato talmente bene tornava secondo. Arriva secondo. Ma questa è la gara di oggi, ne mancano ancora un po'.
No, ma no, dai, ma no, dai. Allora, vabbè, ragazzi, se Binder ha ceduto il tracco limite, è ceduto il tracco limite. Non è che, cioè, che cazzo dobbiamo fare noi? Non è giusto così. Allora, 13 punti è il bottino di Bagnaia su Martin. Prima di oggi cos'era? Quant'era? Era 5 punti in più perché ne ha persi 5, quindi era 18. Vabbè, insomma, io tutto questo disastro non lo vedo. Cioè, non no, lo so. No, bene, bene. È un disastro. Può fare anche le prossime 3 gare così che vince il mondiale. Certo, quindi voglio dire, la gente non deve dare solo uno strattone lui, uno solo. Guarda, Bagnaia dagli occhi che parlava con i meccanici sembra che abbia detto, ma ho visto che aveva toccato il verde, quindi secondo me, dagli occhi ho visto quello che ha detto. Cioè tu con un movimento dell'occhio così hai letto... Ha fatto così, sì. Cazzo. E invece io dall'occhio di Binder 50 euro. Eh beh, certo, però poi non paghi, a te che cazzo te ne frega. Allora, io invece dall'occhio di Binder ho letto porco. Devi dare quel pulsante lì a Polita, mister, devi trovare il modo. Ho letto Dio del Rhodesian Ridgeback. Vabbè, scusate, ma come mai Martina ha il cupolino rotto? Mi sono perso un pugno nel cupolino dopo che ha tagliato il traguardo. Annoni, a queste domande torna, gliele fai al tuo fidanzato quando torna a casa, se torna. Di dopo, dai. Andrea Latini, sì. Quindi Bagnaia con l'occhietto ha detto, io ho visto che... ha detto così, sai che così. Volevo dirti che verso la fine ho visto Binder che quasi quasi toccava, e allora quasi quasi con un occhietto così ha detto tutto questo, mentre invece Binder ha detto capito? Allora ok, quindi è la terza volta che sbaglia l'ultimo giro e tocca il verde quest'anno. Ma adesso io questo 2 assi in di fila. Scassa, dove l'hai visto? Ma lui c'ha premium Scassa. Io con l'onboard in diretta che va a vedermi tutto. Gli mandano, stai calmo, Martin. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. È bello il casco di Martin? Bello, non lo conosco. Ah, perché rompi il casco, Martin? Ma non lo so, è così. Non fare così. Dopo c'è Gordon Casteller, che il nostro lo conosce, no? Grande Gordon, che mi piace, gli invidio un sacco il nome. Cioè io nella vita... Come Homer Simpson quando si è chiamato Max Power? Ma sì, ma Gordon Casteller, cioè è un nome che indica assolutamente potenza. Tarkov è carico andare verso il retrobox con il fare proprio autorevole. Ma ragazzi, guardate che Bagnaia questa gara l'ha vinta, per come è andata. Cioè... nel senso che non è una sconfitta a schiaffi questa, cioè Martin ha fatto il martello ma Bagnaia non ha preso la paga. Rispondetemi, stai calmo, quanto potrà andare più forte Mark di Bagnaia e Martini il prossimo anno? Sì, ma noi non possiamo iniziare a segarci moltissimo. Ma non possiamo metterci il preservativo prima di uscire di casa con la tipa, cioè voglio dire, siamo calmi, manteniamo usciamo pronti, perché sì, ho capito, mettiamo nel portafoglio, lo mettiamo in tasca, ma non possiamo, non è che possiamo. XXL. Allora Martina ha vinto, ma la domanda che faccio io a voi è sono degli schiaffoni oppure uno solo piccolo così, puff, così una spinta così, non è un pochino dietro la nuca. Una spallatina. Come? Una spallatina, così. C'ho l'eco, maledetto Verdini, cazzo, no, tu il tuo microfono. Ho capito. Perché io senza microfono funziona tutto bene? Perché sai cos'è? Quando il microfono è troppo sensibile, dopodiché riprende anche l'audio mio che lui sente. Allora quindi, mi allontano. Faccio così. Mondiale... Al prossimo ci pensiamo, il prossimo anno. Non è un disastro, ma non puoi fare una magnata e 7 digiuni, perché se poi la magnata non ti riesce, il mondiale non lo vinci. Sono troppe gare che non incide come prima. Posto che, ma porco zio, però ragazzi, scrivete dei... Allora, un buffetto, non uno schiaffone. Sì, un buffetto. È chiaro che ha vinto Martin, ragazzi. Non è che sono Renzi che va alle trasmissioni dopo che ha preso gli schiaffi
il suo partito, non è che, però non c'è questa umiliazione che vedete, che molti vedono, perché in realtà Bagnaia è ancora davanti. Ok, Di Gian Antonio allora ha fatto nono, discreto. Zarcone 10, Morbidelli 11, Mir 12, Bastianini 13, 14 Nakagami, 15 Fernandez. Disastroso Miller, schifosa, proprio la stagione schifosa. E invece davanti, dietro Binder, sotto dal podio c'è Bezzecchi, Aleix, Spargarò, Quartararo davanti a Marquez. Posso far notare una cosa? Ne hai facoltà. Grazie. Bagnaia è in testa al mondiale perché Martin ha toccato 3 volte il verde l'ultimo giro, se no era dietro. E dopo ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato Borghi. Un messaggio di pace. Però è vero. Con i beep, quelli che metti te? No, però... aspetta che c'ho un Gamarino che sta facendo l'isterica. Tu non mi vuoi bene, mi scrive queste cose. Ma Gamarino, ma come non ti voglio bene? Io ti voglio tanto bene, Gamarino. Allora... Mille è un padre di famiglia col baffo, sì, col baffo, la panza e la camicia a quadri, aggiungerei. Il divario fra Martino e Bagnaia nella seconda parte di mondiale è imbarazzante. Sì, allora io credo che Bagnaia abbia fatto un errore, che è quello di essere partito per chiudere il gap troppo tardi, un giro dopo, un giro, ancora un giro, e Bagnaia avrebbe avuto più chance di passare, lo penso sinceramente. Però ragazzi, questa è una sconfitta. È una sconfitta, è anche culo, tantissimo culo, come tutti i campioni verdini. Bagnaia c'ha un culo pazzesco, che è questo. Ma per vincere i campionati ci vuole anche quello, non ci vuole tantissimo, tantissimo culo. Lui ne ha, ha il culo di Valentino, ha il culo di Valentino, cioè ragazzi, è così. Comunque Martin deve rischiare e rischia. La bussola gourmet, ma dove hai visto Tardozzi dei commissari? Se è stata la regia, no, andava in box arrabbiato, come se ci fosse Michel Fabrizio in pista. Da c'entra Michel Fabrizio? Ma, ricordi quando prese a calci Fabrizio a Imola? Sì, sì. Quello di... Beh, ma giusto, preso. Fu giusto, però lui aveva già visto, lui aveva visto il futuro, Tardozzi. Questo un giorno lo capirai. Tieni, pum, ma perché? Non ti preoccupare, vedrai che si dice che Martina abbia toccato il verde. Si dice che Martina abbia toccato il verde e che Tardozzi è andato in direzione gara. No, la ripresa era dopo che avevano già dato la penalizzazione. No. Allora, io credo che Tardozzi, se è andato per, è andato a protestare per Binder, che gli era quello che gli interessava di più. No, ma avevano già dato la penalizzazione a Binder. Non gli cambiava assolutamente niente, cioè non gli cambiava così tanto. Se. Va bene, allora ragazzi, noi chiudiamo, io scrivo il pezzo, dopodiché me ne torno a dormire. Ma o c'è la gara sprint della Superbike? La gara sprint della Superbike, è importante dirlo, è alle 11. Ok, quindi fra un'ora noi non facciamo la diretta, ci vediamo alle 13.45, ci sarà alle 13.45, ci sarà Borghi, quindi non so se ci sarete voi. Lu, tu ci sei, Verdo, o c'hai io cazzo? No, perché andrò a pranzo, avrò le gambe sotto il tavolo. Va bene. Luca Scassa non c'è alla Superbike oggi. Alle 13. Che ora è? All'una e passa? Alle 13.45. No, oggi abbiamo il pranzo da mia mamma, perché Gigi ha fatto 66 anni poco fa e quindi... Grande Gigi! Dalla Laura! Pranzo con la Laura. La mamma sta preparando la pasta ora. E Gigi dopo la tira e quindi... La pasta fatta in casa! Ma con che sugo, Gigi? Sugo di carne. Ragù. La Federica però no. La Fede no, perché lei è vegetariana, è tutto un bordello. Vediamo. Ma che rompicoglioni. Cosa gli date? Il tofu tagliato? No, lei di solito... Sì, dal pieno. Io gli do i truccioli di tofu. Vabbè. Riposate per il lunedì, che dovete essere belli carichi. Va bene, ragazzi, allora... Mamma, ho visto la tua foto, sei troppo bello. Ti spompinei. Allora ragazzi, saluti a tutti, c'è delle gomme lì,
pranzone per scassa. Io aspetta, anche guarda, mister. Cos'è? Aspetta. La tutistica. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22. E Marchino. Non te le sei vendute come no, qualcuno mi conosce. No, tre sì, però le altre una l'ho tenuta. Per ti manca una color cioccolatino, anche a te. Va bene, ragazzi, allora... Salutiamo tutti, grazie Luca Verdini, grazie Luca Scassa, insomma, e ci vediamo alla prossima. Ciao 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 alla ciao. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao.